crack it. Ragazzi, benvenuti nel mio canale. Allora, oggi volevo fare assolutamente un video. Ho acquistato, sapete, tantissime cose al Cosmoprof. E una di queste sono queste tre maschere. Sì, avete ragione, ne ho solo una, perché voglio provarne ovviamente una con voi. Questa qui è la Black Seaweed Peel Off Mask per pulire a profondità i pori. Un Easy Peel Mask, speriamo, perché anche per tutti i tipi di pelle. Questa è della Seven Heaven, ma ci sono anche le istruzioni dietro. C'è scritto di pulire la faccia, che l'ho già fatto in bagno, farlo, di rilassarsi 20-25 minuti e poi di strappare, quindi peel off le mask. Io direi di andare a fare un bel po' insieme. Tanto l'apertura stra facile, complimenti. Ho questa cosa, adesso sarà molto carina, perché devo mettermi questa fascetta per evitare di spaccarmi tutto. Ave Maria, tipo, guardatemi, wow, sono Madonna, tipo, vabbè. Allora, è solo per una volta, andiamo a vedere di non fare danni, tipo, una strapaura. Oh cavolo, eccola, brava Giulia. Adesso c'è la nonnina alla fermata dell'autobus che guarda su e le viene un colpo. Diventerò l'uomo nero, tipo. Brava Giulia, allora. No, ma rega, ma che sta succedendo? Allora, I've got a problem. Certo che, brava Giulia, che non fai le cose con lo specchio, eh. Che profumo, allora, fa un profumo assurdo. Allora, io ho paura anche per le mie unghie. Sono forte di me. Sta poltiglia. Allora, Seven Heaven, facciamo una cosa, che tipo, io mi ammazzo. Che cavolo sta succedendo? Perché sgocciola? Allora, Seven Heaven, una cosa che dovete fare è molto utile, è cambiare i packaging. Perché sono impossibili. Cosa sfavore l'ho già trovata, il pack. Giuro, non è assolutamente semplice. Ok ragazzi, ce l'ho fatta. Questa è l'applicazione della maschera. Parlo già così un po' tirata perché ho aspettato un po' di tempo già, perché è stata un po' un'impresa l'applicazione. Possiamo dire che la Seven Heaven, per quanto riguarda campioncini, l'applicazione è abbastanza molto difficoltosa, in quanto il prodotto è molto liquido, sborda. Però sicuramente la quantità è giustissima per fare tutta la faccia. Una cosa magari è il packaging, piuttosto che farlo così, lasciamo il materiale fuori ma ci mettiamo un becco in modo che se si spreme viene fuori solo dal beccuccio. La signora che mi guarda male. Bene. È anche facile l'apertura. A prendere in questo modo si va ad aprire una grande voragine e viene fuori dappertutto. Quindi ero qua che mi colava dappertutto, anche ho sbrodolato per terra, per fortuna peel off, quindi viene, si è seccato e l'ho tolto. Posso dire già che la maschera sta cominciando a tirare veramente. Quindi insomma io aspetterò questo a mezz'oretta e vediamo intanto come continua questa mascherina per altre considerazioni finali dopo. Intanto il prodottino finito lo tengo per prodotti finiti, il video. Magari ve ne riparlo anche lì. Tanto io sempre Ave Maria. Non so cosa sembro con sta roba in faccia. Comunque l'applicazione è anche abbastanza omogenea e si intravedono già i miei poretti sotto. Qua la sento già abbastanza asciutta, anche qui è veramente asciutta, vedete? Niente, vedete che qua è più lucida, qua invece c'è già una patina al di sopra. Siamo, come detto da descrizione, 20-25 minuti, mezz'oretta. Vediamo dopo. Ok, avevo iniziato a filmare ma ovviamente la telecamera non filmava, quindi a posto. In certi punti è ancora bagnatina, però tipo il mento è venuto via perfetto, non fa assolutamente male. Adesso togliamo la parte asciutta e poi aspetto la parte bagnata. Tra l'altro dovrei uscire. Ah! Però vedete, viene via molto bene. Tra l'altro noto che ho tolto qualcosina, ma non tanto in profondità. Ha rimosso, perché ha rimosso diverse cose anche. Però non così in profondità, nel senso si intravedono dei puntini bianchi, dalla telecamera tanto non si vedrà. Però vedete, allora qua vabbè, perché deve ancora asciugarsi. Metteremo e toglieremo anche questi bei pezzetti qua. Ok, andiamo a vedere se sta robetta qua si è... Ok, asciugata. Abbastanza da venire via. Ok, allora assolutamente questa maschera non fa male. Si sente tirare la faccia perché si secca, ma non fa assolutamente male. E qui tra l'altro è ancora un pelo bagnatino. Ah, vabbè, ormai
finita la maschera. Vediamo se riesco a toglierlo. Non riesco a toglierlo. Che cosa fantastica. Allora mi metterò da questa parte per non far vedere la macchia scura da quest'altra. Allora, valutazione finale. Come già detto, il packaging non mi piace assolutamente. Dovrebbero veramente cambiarlo. Tempo asciugatura è giusto. Io adesso qua c'ho una macchia nera perché non ho tempo, devo assolutamente uscire tra 20 minuti neanche. Quindi niente, spero che questo video vi abbia fatto piacere. Ora mi metterò i capelli davanti. Che vi abbia fatto piacere, tenuto compagnia. Se non siete ancora iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi qua sotto, di lasciarmi un pollice in su. E io vi mando tanti baci col video. Ciao!